una persona molto seguita, uno youtuber, che pensate è un pastore, la clip numero 7, lo dico alla regia, lui si chiama Michele Totoro, 21 anni, vive a Vico, vive in provincia di Foggia e la sua attività di pastore la documenta ogni giorno sui suoi profili e lo vediamo e lui tra poco sarà qui con noi. Io sto in città, sono come una formica nella folla dell'umanità. Sapete quante volte mi hanno detto, Michele, madonna, tu a furia di stare con gli animali, sei diventato peggio di loro. Vedete questi due capretti? Uno è bianco e l'altro è nero. Eppure condividono lo stesso cibo. Non ci stanno soldi per San Valentino, 200-300 euro di regali, vestiti nuovi, ristorante, quel da. Sì, veramente, questi problemi non li tengo. A giacchetta per la festa tengo. Campagna, viva la campagna. E Michele Totaro è qui. Allora, è collegato con noi con tanto di capretta. Buongiorno, Michele. Intanto buongiorno. Mi spieghi perché ha deciso di mostrare la vita da allevatore sui social, ha avuto un grandissimo successo. Cosa le scrivono le persone? Allora, diciamo che io ho iniziato un po' per gioco. Una volta pubblicai un video e comunque ho visto che è stato molto apprezzato e condiviso. E quindi ho capito che magari tramite i social potevo far conoscere al meglio la mia vita, la vita con gli animali, la vita nella campagna, quello per il quale io sono nato. Diciamo che ho molta gente che mi segue, soprattutto gente grande, tipo gente dell'età dei miei genitori, che comunque apprezza un ragazzo che come me si è dedicato agli animali, alla campagna, e non magari come altri miei coetanei che hanno altri interessi o non sanno neanche cosa fare, ecco. Senta, che consiglio darebbe ai politici troppo impegnati sui social, visto che qui ne abbiamo due, quindi vorrei sapere, avere una sua opinione da esperto. Allora, esperto, io non è che sto sempre sui social, io pubblico magari un post a settimana, perché quando si lavora non è che si può stare sempre con il telefono. Niente, dico ai politici che magari i social sono un ottimo strumento per arrivare alla gente, però non bisogna pressare la gente, ecco, con i social, cioè non troppi messaggi, non troppe cose, perché magari quando dici troppe cose poi si rischia di non dire niente alla fine. Ah, quindi... bello. Interessante, grazie Michele, buon lavoro, salutaci tutti i tuoi animali. Fiano, ha sentito cosa dice Michele? Cioè, lei sta molto sui social.